Questa volta voglio parlare di un tablet che, come vedete, è molto sottile. È un tablet economico, ma molto potente e dalle dimensioni dello schermo sicuramente generoso. Sto parlando del Fire HD 10 di Amazon. Il Fire HD 10 di Amazon utilizza il sistema operativo proprietario di Amazon, che è il Fire OS. Ha uno schermo generoso e molto luminoso, che ho trovato molto, molto interessante, da 10 pollici. E quindi, insomma, è un buon compromesso per chi sta cercando un tablet per poter fare tutte le cose che si fanno con i tablet, quindi vedere i contenuti. Non vuole spendere una cifra esagerata, ma al tempo stesso ha un dispositivo potente. Unica limitazione, ed è giusto dirlo subito, il Fire OS utilizza la versione Android 9, ma non utilizza i servizi di Google, quindi non c'è l'App Store di Google, c'è quello di Amazon, però alla fine è una limitazione tutto sommato limitata a un gruppo di applicazioni, perché possiamo trovare tutte Netflix, Spotify, ma anche molte per lavoro, non ultima Microsoft Office 365, che può essere utilizzata tranquillamente all'interno del Fire HD 10. È un prodotto sicuramente potente, ha una versione dello schermo molto luminosa e molto più luminosa della serie precedente. E tutto sommato, ripeto, in mano, pur notando che si tratta di un prodotto economico, è molto molto performante. In tutto quello che abbiamo fatto e utilizzato, abbiamo trovato dei grandissimi riscontri. L'ho utilizzato ovviamente anche un po' per giocare, quindi tutto questo ha un peso e sostanzialmente non ho avuto grandi problemi. L'ho anche provato con l'assistente vocale Alexa e l'ho utilizzato per mettermi in comunicazione con degli altri utenti, magari con un Echo Show. Quindi questo è un altro aspetto interessante, si può utilizzare normalmente per le videochiamate ed è integrato anche con Zoom. Il processore è un octa-core da 2 GHz, quindi abbastanza potente, ha una buona disponibilità di memoria, non eccessiva, una camera frontale da 2 megapixel e una posteriore da 5 megapixel, ovviamente ha la connettività Wi-Fi, in questo caso 5, poi tutto quanto Bluetooth, la presa per le cuffie, l'USB-C per la ricarica. E nella versione Pro, che non è quella che ho provato, c'è addirittura la ricarica wireless. Allora, tipicamente Amazon ha sempre creato dei tablet Fire piuttosto veloci, ma avevano sempre una certa limitazione a livello di memoria. Ecco, l'aggiunta della memoria in questa versione da 10 pollici e un utilizzo della batteria che arriva fino a quasi 12 ore, in realtà diciamo 11 per correttezza, perché soprattutto sui giochi o con lo streaming si rischia di andare un pochino più in là, sia comunque un prodotto molto molto potente. Il caricabatteria è da 15 watt ed è abbastanza veloce, comunque sicuramente più veloce rispetto alla versione precedente. La durata della batteria prevista è di 500 cicli, mantenendo almeno l'80% della capacità originale. Devo dire che anche il design mi ha colpito, perché insomma sono stati un po' aggiornati i bordi intorno allo schermo, quindi tutto sommato è anche un prodotto gradevole da vedere. Che tipo di tablet è? È un tablet ovviamente per tutti gli usi. Addirittura si trova sullo store di Amazon una cover con una tastiera Bluetooth, che ovviamente ne espande le funzioni e praticamente con un pochino meno di 300 euro si ha a disposizione un tablet con una tastiera che può essere magari utilizzato per studiare. C'è una versione anche Kids del Fire HD, quindi anche questo è forse una parte rassicurante per i genitori, ma stiamo parlando di un prodotto che ha una buona resa audio, un'ottima durata della batteria e un ottimo schermo. Sicuramente è tutto ciò anche una buona potenza di calcolo, perché molto spesso io ho utilizzato due applicazioni contemporaneamente nello schermo ed sono riuscito a ottenere un risultato buono. Quindi non mi resta altro che consigliare questo prodotto per chi vuole un tablet senza grandi pretese, che sia solido, che sia efficiente, ma soprattutto che costi poco.